Don Claudio Belfiore, Salesiano, presidente del volontariato internazionale per lo sviluppo. È un progetto grazie al supporto di Don Claudio e dei Salesiani, è un progetto fatto proprio per onorare il bicentenario dalla nascita di Don Bosco. Per questo motivo lui è qui per esternare appunto per rispondere anche alle vostre domande. Grazie. Allora, no, a me devo dire che Don Claudio non è che proprio, Don Claudio ci ha dato una carezza in tutto questo, no? Noi siamo stati da Don Claudio per chiedere anche dei consigli, perché sicuramente Don Bosco è molto più presente nelle loro vite che nelle nostre, no? Quindi questo è fatto Don Claudio, ha visto anche il nostro copione e ci ha dato anche dei consigli, secondo me, molto utili per la storia di Don Bosco, che ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti che noi avevamo sicuramente un po' tralasciato. Quindi questo musical è nato in onore del bicentenario, no? Non è che siamo stati, come dire, il nostro partner sono i Salesiani, noi siamo una struttura privata, la Tot Produzione rappresentata da Tamara, da Enrico Falconi e da me, che ha deciso di riportare così anche per il bicentenario Don Bosco il musical in scena. Un'occasione ghiotta, no? Per far conoscere la parola, il verbo, un uomo così moderno. 200 anni sembrano praticamente, no? Come se non siano passati, perché lui oggi darebbe delle risposte che ancora oggi sono rimaste aperte. Lui probabilmente le darebbe ad alcuni ragazzi che non hanno un faro, non hanno un'illuminazione. E quindi, diciamo, da questa voglia di far conoscere in un'occasione così importante la parola, il verbo, il nostro amore anche per Don Bosco e anche per quest'opera ha fatto sì che, come dei pazzi, ci mettessimo a lavorare da mesi e addirittura debuttare all'Auditorium della Conciliazione, come ben sapete, porta 1760 persone. Quindi noi possiamo solo sperare nella bontà di questo prodotto straordinario e credere nella provvidenza. Che la provvidenza non è mai mancata, vero Don Claudio? Ah, Don Bosco, sicuramente. Tocca a me. Sì? Ma non è una cosa conviviale. No. Sono molto contento perché Don Bosco è veramente un grande. Io sono salesiano, quindi un po' di parte, forse, no? Però devo dire che se sono salesiano è perché mi ha affascinato, ma probabilmente non solo me. Dico solamente alcune cose che fanno capire la grandezza di questo uomo che è nato in una zona sperduta. Se uno dicesse Vecchi, dove si trova? E allora era Castelnuovo d'Asti, oggi si chiama Castelnuovo Don Bosco. L'Italia non esisteva ancora, eppure dai Vecchi, da quella collina sperduta, lui parte e inizia un'opera che adesso è in tutto il mondo. Alcune cose che dicono anche delle belle coincidenze, no? Che sono tante le persone, le situazioni che rendono onore a questo umile contadino forgiato dai valori della sua terra e che ha saputo poi portare questi valori in giro per il mondo, quindi in qualche modo la piemontesità e l'italianità allo stesso tempo le ha portate in mondo. In lista, metto così, poi ognuno ci arricchisce come vuole. In questi giorni Don Bosco è presente all'Expo con una casa Don Bosco, un proprio padiglione, non uno stand, un proprio padiglione, una casa che si è voluta perché Don Bosco è nel mondo, in Expo c'è il mondo, no? Abbiamo detto ci deve essere, un ex allievo ha voluto che questa cosa si realizzasse proprio come senso di riconoscenza. Come senso di riconoscenza che poi vuole coinvolgere altri e dire ma se tu sei riconoscente per quel che hai ricevuto da Don Bosco fai qualcosa in Italia, nel mondo, fai qualcosa, non stare per te. Oggi pomeriggio alle 17.45, ora precisa, il Presidente della Repubblica andrà a Valdocco a rendere omaggio a Don Bosco, all'urna. Oggi si inaugura il Salone del Libro, il Salone Internazionale del Libro a Torino, e anche lì c'è un padiglione, una zona dedicata.
dedicata all'editoria salesiana, c'è anche una via San Giovanni Bosco, e oggi viene, c'è qui questa conferenza stampa in onore di Don Bosco con questo musical. Sono tante forme, tante cose che dicono che veramente questo uomo, questo santo, questo educatore stupisce e affascina ancora oggi. Quindi io sono contento del loro coinvolgimento, sono contento di questo loro slancio, come ho detto, no, di iniziativa personale, no? Non siamo stati noi a imboccarli, ha un fatto da loro, e noi ben volentieri diciamo grazie e ben volentieri diciamo andate a vedere, partecipate, perché effettivamente è uno dei modi con cui conoscere Don Bosco, farlo conoscere questo veramente piccolo grande uomo. E quindi grazie a voi e grazie anche a voi, perché siete un'ulteriore voce di Don Bosco nel mondo. Grazie Don Claudio. Don Claudio giustamente diceva c'è una zona dell'Expo dedicata ai salesiani, a Don Bosco, e io poi, siccome faccio televisione, se non riesco a non fare televisione, in onda qui sul telefono il presidente degli ex allievi mondiale Francesco Museo, che vi voleva salutare e ringraziare. Vediamo se ci sei, Sergio. Francesco, buon pomeriggio a tutti. Eccolo Francesco, ti sentono. Grazie tante Francesco, grazie. Ti saluta Don Claudio. Saluti per tutti. Ti saluta anche il segretario che è arrivato in questo momento, Sergio Rodriguez, al quale facciamo un applauso, grazie per essere venuto. Ciao Francesco. Ciao. Grazie. Ciao. Sergio, se vuole venire. Lui è il segretario mondiale. Due parole soltanto. No, anche lì, anche lui. No, dica quante ne vuole. Santa Maria Domenica Mazzarello, che è la cofondatrice con Don Bosco delle Salesiane di Don Bosco, figlie di Maria Ausiliatrice, però il suo giorno precisamente sarebbe oggi, 14 maggio, oggi. Perché però siccome oggi è San Mattia, posto della precedenza, allora le sue erano scalato il giorno prima, allora tradizionalmente non lo festeggiavano il 13 maggio, ma il giorno della sua morte, che per tutti i santi e anche il giorno della nascita al cielo, il giorno in cui vengono ricordati, è oggi 14 maggio, come Don Bosco viene ricordato il 31 gennaio, perché lui è morto il 31 gennaio. Ecco, Santa Maria Domenica Mazzarello, anche lei, una donna veramente umile e forte, perché di quella forza di carattere, no? E tanto che lei lavorava nella vigna con il padre, prima di nove di altri nove fratelli, lei lavorava, intuisce che quella ragazza ha carisma, che quella ragazza ha da compiere una missione. Anche lei intuisce che Don Bosco non è uno qualsiasi, infatti lei dice, io lo vedo, Don Bosco è un santo, ma allora non si parlava ancora della santità di Don Bosco, e inizia l'opera delle Salesiane di Don Bosco, che continua ancora oggi in tutto il mondo. E quindi è il secondo ramo della famiglia salesiana, insieme agli allievi di Don Bosco, e qui il rappresentante c'è Sergi, e poi altri 27 gruppi, perché la famiglia salesiana, che è un'altra delle cose che stupisce, che è una famiglia religiosa che si ispira a Don Bosco, attualmente è composta da 30 gruppi. Parliamo sempre di quel piccolo, di quel giovane ragazzo contadino partito dai vecchi, che non era nessuno, che non aveva da dove studiare, che per studiare, e anche questo è interessante oggi per i giovani, per ciascuno di noi, per studiare ha lavorato, ha fatto il calzolaio, il sarto, il barista, dava le ripetizioni e si è pagato, tra virgolette, l'alloggio per studiare così a Chieri.
Ecco, Madre Mazzarella e Don Bosco sono un po' i principali fautori della famiglia Salesiana. Don Bosco è il patriarca, Madre Mazzarello è la rappresentante dell'ordine maggiore, dell'istituto maggiore della famiglia Salesiana. Per questo motivo iniziare proprio il 23-24, la tournée partirà proprio con queste date. E la conferenza è il 14. E la conferenza è il 14. Qualche domanda? Cosa è rimasto della vecchia edizione e quali novità ci aspettano? Allora, della vecchia edizione è rimasto tutto l'impianto, la consecutio anche canora, quasi tutta è rimasta, le canzoni sono quelle, i balletti sono resi leggermente più moderni, meno lirico e più atti di vita. Poi c'è una cosa che abbiamo voluto rappresentare, dire, come dicevo anche prima, di renderlo moderno, quindi noi non partiremo più con i ragazzi dell'oratorio, ma partiremo i ragazzi nelle case famiglia, quindi partiamo dal moderno raccontando quello che dei ragazzi dicono di Don Bosco, dicono succedeva questo tanto tempo fa, e a quel punto con un colpo di teatro si trasforma tutto e riparte la storia. E poi ritornare al moderno, i ragazzi alla fine escono vestiti in abiti moderni, escono i bambini vestiti di bianco che sono l'anima di Don Bosco, ed esce Don Bosco mentre noi faremo vedere queste immagini delle case salesiane di tutto il mondo. E forse volevo far vedere anche un pezzettino del discorso di Obama, che è fantastico il discorso. Allora, ci troviamo all'auditorio della Concepizione di Roma, dove il 23 e il 24 di maggio tu riprendi, dopo 7 anni, dal 2008, riprendi questo Don Bosco, il musical. E quindi, ormai, diciamo, te lo senti quasi tu. Intanto, perché questa ripresa e l'emozione che provi nel rifare questa persona? Parto dall'emozione. Credetemi, fortissima. Non so se in conferenza si è vista, ma io ci sono stati alcuni momenti che mi sono anche emozionato, perché quando parli di un uomo così, che problema abbiamo soprattutto dell'uomo, del santo, ma dell'uomo. La sua completezza nel rapportarsi con gli altri, con i giovani, con gli ultimi, con le persone che non avevano risposte, io sento che ci sarebbe una grande voglia oggi di una persona come lui. E quindi quale occasione migliore per i 200 anni della sua nascita? Che poi è una persona anche moderna, anche se non sono passati 200 anni, ma oggi potrebbe essere tranquillamente una persona modernissima, che twitta, che la medica su internet, che la consiglia. Consigli che io sono sicuro che lui oggi avrebbe un blog, ne sono certo, avrebbe un blog con milioni di persone alle quali tutti i giorni direbbe, avrebbe delle risposte, sarebbe una guida molto grande. E poi diciamo che potevi solamente interpretarlo tu, perché inizialmente ti hanno scelto perché c'era questa somiglianza con il giovane Don Bosco, e poi anche perché tu hai frequentato con lui per un oratorio, quindi in certo modo sei un po' avvezzo in queste cose. Sì, sono avvezzo in queste cose, bontà loro degli autori di Riccioni, Oliva, Biagioni e Castellani ci hanno creduto che innanzitutto era la somiglianza, forse è la persona che affronta la vita in maniera spensierata e allegra e profonda, anche forse come affronto io. E anche se, come tu sai, come dicevo prima, la loro proposta mi ha messo in grave difficoltà inizialmente, no? Perché non sapevo come, da che parte andare. Mi sono poi calmato quando mi sono accorto che in fondo Don Bosco era sempre presente nella mia vita. Poi anche quelle date che hai detto anche prima, cioè il 24 maggio, cioè poi, il 24 maggio c'è lo spettacolo. Esatto, poi la mia chiesa di riferimento è ed era Santa Maria Auxiliatrice, chiesa importante, una santa importante. E poi l'oratorio si chiama sta in via Dorrua, che è il successore di Don Bosco, momenti bui della mia vita li ho risolti, aiutato dai salesiani della chiesa di Bosco di Cinecittà, quindi questa presenza che tu ti sei anni ha voluto portare a fare questo musica. Ma io penso la porto dopo, cioè che lì li coglievo. Ecco, si dice che Don Bosco sia un po' l'operaio di Dio, no? Perché questa hanno coniato questa terminologia? L'ha coniata, penso, Biagioni, uno dei nostri autori, proprio ha scritto una canzone che lui dice: io sono l'operaio di Dio, sono una persona semplice. Perché a un certo punto c'è il sospetto da parte di una certa parte
della Chiesa che lui possa fare carriera, diventare monsignore, cardinale, e mi dice no, io non potrò mai diventare questo, perché io sono un operaio di Dio, io sono una persona che lavora tutti i giorni, mi sporco le mani, infatti c'è questa pala che sta a significare per il suo lavoro, per cercare di stare insieme ai ragazzi, non sto lì a pontificare, ma sto con i ragazzi tutti i giorni e trovo delle risposte per i ragazzi. Quali sono, rispetto a 7 anni fa, le differenze? Perché adesso c'è un ambiente virtuale, ci hai raccontato che ci sono più ragazzi inizialmente, ma ci sono altre situazioni. Cioè, vuoi raccontare per gli studenti? Come no? Noi partiamo dal moderno, cioè il racconto che noi vogliamo fare, che io voglio fare adesso, e che non sia un racconto di 200 anni fa. Io voglio che sia un racconto di adesso. Cosa succede adesso nel mondo salesiano? Cosa succede adesso nell'opera salesiana? Se esiste questo prologo, esiste perché è nato questo prologo. E da lì parte il racconto della storia. Immersa in una immagine un po' più moderna, come dicevi tu, lui sarebbe un grande twittatore, quindi, quindi attraverso delle videoproiezioni che non stanno lì a, come dire, a inficiare la bontà dello spettacolo, ma solo a sottolineare delle emozioni del racconto. Ecco, in una. Credo ancora più emozionante. Esattamente, ancora più, credo e spero più emozionante, il racconto della storia di Don Bosco, soprattutto dell'uomo, perché raccontare Don Bosco ci vorrebbero delle fiction, per altre cose hanno fatto benissimo. Quindi noi in 2 ore cerchiamo di raccontare la grande forza che Don Bosco aveva, come dicevamo prima, nel rapporto con i ragazzi. I ragazzi che ho voluto di più, i bambini, ci sono 12 bambini all'interno della commedia che già mi stanno delle pesti, demoniati, però come dicevo prima in conferenza, abbiamo la risposta a tutto. Quando uno di loro fa i capricci, arriva mamma e dice oddio c'ho la febbre, lo porta via. Ecco, allora, 2 ultime cose. Primo, perché la gente dovrebbe venire a vedere questo spettacolo, perché deve essere trasportata a vedere questo spettacolo. Io penso che dovrebbe venire, a parte per me, mi fa piacere se certo, qualora poteste venire per me, per i 200 anni ovviamente nei ricordi di Don Bosco, ma soprattutto dovrebbe venire perché c'è un insegnamento fondamentale quando si esce dopo 2 ore di spettacolo. L'insegnamento è che se ognuno di noi nel proprio piccolo riesce con forza a realizzare i propri sogni e a credere fortemente nel bene, sicuramente la via per un mondo migliore è vicina, ma veramente io ci credo in questo. E quindi è un'emozione fortissima, credo, tornare a casa con la sensazione di sì, se io da domani nel mio piccolo riesco, come ha fatto lui, nella sua grandiosità, per carità, con tutte le distanze, cercare di affrontare alcune rapporti di tolleranza, di solidarietà, che oggi sono molto forti in Italia, molto, con la leggerezza e con la forza dell'amore, secondo me la via del mondo migliore dovrebbe essere a correggere. Sì. Allora invita i nostri telespettatori di Insomma TV a vedere questo spettacolo. Allora io vi invito, come dicevo prima, se non lo volete fare per me, fatelo per voi. Il 23 e 24 all'Auditorium Conciliazione con Don Bosco e Music 2015. Se lo sono l'inizio, dato, perché poi sarà una tournée che poi abbraccio un po' tutta la. E ripartiremo il 20, sì, 20 di ottobre dal Teatro Italia di Roma. Allora, Marcello Cirillo, Giancarlo Leone, vi sono. Grazie Giancarlo.